Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai, il vostro ospite su questo canale. Anche quest'anno rubrica estiva per il mese di agosto dedicata al modellismo. Ogni anno abbiamo fatto qualcosa di sempre più complesso. Quest'anno vedremo come realizzare un elemento scenico fatto da varie parti, che ha sia delle tecniche di costruzione nuove che delle tecniche di pittura nuove. Questo sarà il primo video della serie che ci accompagnerà per tutto agosto, durante quelle che sono fondamentalmente le mie ferie. Questi video che vedete sono appena registrati. Ve lo dico prima, quindi nel caso scriviate commenti, cose del genere, sappiate che non posso interagire in tempo reale, non so neanche se sarò a casa a leggere i commenti quest'anno. Comunque, non perdiamo altro tempo, avete visto il titolo, passerelle e tubature, cominciamo a vedere quali sono i nuovi materiali di cui ci dovremmo occupare quest'anno. Ci sono stati anche dei cambiamenti rispetto ai miei piani originali perché per via della quarantena alcune delle cose che volevo prendere non ho potuto farle, quindi in un paio di casi mi sono dovuto adattare con quello che già avevo in casa, avanzato da progetti precedenti. Il primo materiale che aggiungeremo quest'anno è il foam o foam, forex, qua lo sentite chiamare in vari modi, comunque foglio di polistirolo da modellismo da 4 mm o da un quarto di pollice. Questi non li trovate al brico, a volte li trovate anche in ferramenta. Cartoncino a 3 mm, adesso se va a fuoco, comunque questo lo trovate in cartoleria. Poi ci servirà anche del cartone più sottile, questa è una scatola di biscotti, conservatevene un po', ma in realtà qualsiasi cartoncino sottile va bene. Useremo anche una pistola per la colla a caldo, questa l'abbiamo già vista, e introduciamo il nastro telato, questa è un'altra cosa che trovate in ferramenta, e il silicone, questo è silicone isolante. Tecnicamente non è un materiale da modellismo, ma spiegheremo poi perché. Aggiungiamo anche dei tappi di bottiglia, questi serviranno per fare dei supporti. E sabbia, la sabbia la trovate per terra, non c'è bisogno che vi spieghi io come recuperarla. Magari con anche delle vaschette per contenerla. In più, per accelerare un po' i tempi di costruzione, dovremmo costruire dei tubi, quindi cerchiamo tubi della carta igienica, tubi dello Scottex e del nastro carta che servirà a dissimulare un po' le righe dei tubi. Qua in realtà potete anche semplicemente avvolgere il cartoncino, ma questi sono un attimo più resistenti. Ah, ovviamente anche 1 metro in pollice. Bene, ora che sappiamo con che cosa abbiamo a che fare, cominciamo subito. In questo primo video vedremo come realizzare le colonne che fanno da supporto poi per tutta la struttura in realtà. Per le colonne useremo il cartoncino da 3 mm. Saranno un attimo più complesse di quello che abbiamo realizzato finora, sia per dargli maggiore rigidezza, sia per dargli un aspetto più industriale che sembrerà rendere meglio l'idea poi quando il modello sarà finito. Ora, le colonne saranno formate da di base un parallelepipedo alto 3 pollici e largo mezzo. 3 pollici è una misura standard di quello che è un piano per tutti i giochi della serie di Warhammer. Ora, giochi diversi possono avere misure diverse. In realtà anche Dungeons & Dragons normalmente, che ha una griglia su griglia quadrettata, un piano di casa è alto 3 quadretti. Ovviamente, se voi state giocando a giochi che siano giochi strategici o giochi di ruolo che usano una scala diversa, riadattate in base alla scala che voi state usando. Qua, per accelerare i tempi, io non taglierò le colonne una per volta, ma
prima usando una squadretta e i metri ho tracciato tutti i componenti su una griglia. Qua non è necessaria la massima precisione, ma se non siete precisi poi le passerelle resteranno storte, quindi prendetevi il tempo per fare un lavoro fatto bene. Le colonne di per sé, come dicevo, saranno formate da tre parti. Due parti larghe mezzo pollice, alte tre, che saranno collegate tra loro da una parte centrale, sempre alta tre pollici, ma larga solo un quarto. La parte più sottile verrà poi infilata in mezzo agli altri due per dare spessore. Una volta assemblati, l'effetto che ci sarà quello di una trave metallica. Una volta che avete preso per bene tutte le misure, sarà il momento di tagliarle. Qua vi conviene usare una forbice proprio da modellismo, sono quelle più spesse, perché tagliare il cartone, soprattutto quando bisogna tagliarne così tanto, diciamo che non è un'attività così salutare per i vostri polsi. Comunque, una volta che avete sgrossato il tutto, procediamo a tagliare i singoli componenti. Sgrossate anche i bordi se per caso la carta sui lati si è strappata, può capitare, soprattutto se le forbici non sono molto affilate. A questo punto, essendo tutto un lavoro sulla carta, possiamo benissimo utilizzare la colla vinilica. Non ne serve neanche più di tanta, io qua ne ho messa su un lato e poi l'ho trasferita da una parte all'altra usando la stessa sezione centrale più piccola. Come vedete, basta semplicemente fare un po' di pressione con le dita e i pezzi si attaccano. Il vantaggio della carta è che il Vinavil la regge benissimo e una volta che si è asciugato, dato che la carta se lo beve, diventa estremamente solido. Per poi reggere effettivamente il tetto su quella che sarà la parte alta della colonna, aggiungeremo una zeppa. Questo è semplicemente un pezzettino di cartone da mezzo pollice per mezzo pollice che infileremo insieme. Avrei potuto anche realizzarlo come parte del pezzo centrale, però avrebbe richiesto molta più precisione nel tagliare e probabilmente avrei sprecato più carta, quindi vi consiglio di farlo come pezzo a parte. Rimuovete ovviamente la colla in eccesso e tecnicamente la nostra colonna è pronta. Come vedete, rimane un unico blocco solido. Per eccesso di sicurezza, però, è meglio metterla ad asciugare sotto qualcosa di pesante e quest'anno usiamo la raccolta dei romanzi di Dungeons & Dragons che ho preso tutto e non ho ancora finito di leggere. Nulla di così complesso alla fine. Dato che abbiamo ancora qualche minuto di tempo, facciamo anche una delle altre parti importanti di questo progetto, che saranno le tubature di per sé. Per creare i tubi che dovranno essere poi in mezzo a queste colonne, useremo i rotoli dello Scottex e i rotoli della carta igienica. In questo progetto useremo due tipi diversi di tubi, alcuni lunghi 6, alcuni lunghi 3. Con l'ulteriore complessità che i tubi lunghi 3 dovranno servire da pezzi da incastro per gli altri e quindi avranno un calibro leggermente più grosso. Ora, le misure precise dipendono da quale avete scelto saranno poi le dimensioni delle vostre basi e l'altezza delle vostre colonne. Indipendentemente quale sia il caso, probabilmente non potrete usare il tubo come lo avete preso, ma bisognerebbe prima adattarlo. In questo caso io qui sto per prima cosa tagliando il tubo a misura, questo sarà uno dei tubi da 6, che in realtà però non sarà lungo 6 pollici, ma sarà lungo 7, perché avremo in ogni tubo mezzo pollice che sborda sui lati, in modo da poter servire come punto di incastro per il tubo che ci sarà a fianco. Questo è il motivo per cui i tubi corti dovranno essere leggermente più larghi. Una volta che avete stabilito le misure, tagliate quelle che poi saranno le parti in eccesso. Effettivamente è molto scomodo lavorare su una superficie tonda senza rischiare di schiacciare il tubo, quindi metteteci un attimo di pazienza. Il vantaggio di avere un metro a nastro è che, essendo flessibile, può essere piegato lungo la superficie e prendere misure un attimo più precise. Comunque, una volta che avete stabilito quali saranno le misure del vostro tubo,
semplicemente prendete le forbici e tagliate le parti in eccesso. Se non volete riprendere le misure ogni volta, una volta prese le misure su un tubo di quelli lunghi e un tubo di quelli corti, usateli poi per tracciare il profilo su tutti gli altri in modo da misurare una volta sola. Comunque, una volta che avrete trovato quali siano le dimensioni, adesso i tubi saranno aperti, quindi dovranno essere richiusi. In questo caso useremo il nastro carta, principalmente perché non serve semplicemente a richiudere il tubo, ma il nastro carta, essendo spesso, e ne metteremo due strati, nasconderà anche la spirale che è tipica dei tubi di cartone, che su una volta messi sul tavolo, per quanto saranno dipinti, quella rimane sempre ed è veramente brutta perché si vede proprio con un rotolo di carta igienica. Il nastro carta nasconde un po' questa cosa. Non c'è bisogno, almeno in questo caso, di essere particolarmente aderenti o particolarmente precisi con l'applicazione, perché anche se resteranno delle gobbe o se il nastro non sarà perfettamente appiccicato, tutto questo verrà poi nascosto in seguito al lavoro di pittura. L'unica cosa, ricordatevi di chiudere bene gli angoli e di mettere almeno due strati. Questo, al di là del nascondere la spirale, renderà il tubo anche un attimo più resistente, perché poi qua dovremo lavorarci sopra con delle vernici e la carta dei tubi di cartone non è così buona, normalmente è un materiale preso dal risparmio. Ovviamente tutta questa parte potete evitarvela se invece di utilizzare tubi di cartone usate magari dei vecchi tubi di plastica o se semplicemente lasciate le passarelle aeree senza tubi sotto. Una volta che avete ricoperto di nuovo tutto, ricordatevi però di segnare mezzo pollice per lato. Questo servirà poi da guida quando andremo a incollare questi tubi sulle basi, per evitare che rimangano troppo lunghi da una parte e troppo corti dall'altra. E diciamo che per questo video è tutto. Noi ci vediamo la settimana prossima in un secondo video della serie. Come sempre, se avete domande, dubbi o perplessità, scrivete nella sezione dei commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. Io sono il Master Kae e noi ci vediamo nel prossimo video.